Eccoli qui, tutti per noi, dalla porta Passioni entra Giulia Arena, alias Ludovica Brancia di Montalto, e dalla porta Reazioni Roberto Oetker, alias Riccardo Guarnieri. Accomodatevi. Prego. Eccoci. Ciao. Allora, io devo dire che c'era qui chi chiedeva selfie per la mamma in questo studio, quindi adesso appena, diciamo, usciamo dallo studio, rimanete perché dovete fare un po' di foto. Vi devo anche dire questo, che poco prima a Gallipoli una signora ha detto del tuo personaggio, di Ludovica. Ludovica non mi piace perché è falsa, ha detto che è incinta, una signora sta facendo il bagno in spiaggia, ha detto che è incinta e non è vero. È vero, ma guarda, si sta creando un dramma attorno a questa vicenda, perché peraltro noi abbiamo lasciato un po' a metà, prima dell'epidemia, questa storia, è vera, non è vera, è incinta, non si capisce. E adesso diciamo che da questa parte dello schermo sappiamo che probabilmente non è così. Qualcun altro forse lo sa un po' meno. Ma che modo di comportarsi? Ma peraltro tu pensa che io continuo a ricevere messaggi quotidianamente che mi dicono di a Riccardo che non sei incinta. E io dico, come di a Riccardo? Anche perché poi, perdonami, prima o poi glielo dovrei dire, Giulia. Non lo so, guarda, io sono dell'idea... Parlo da Giulia che a questo punto, se si mette in piedi una bugia, è bene tenerla fino alla fine. Ho capito, ma questo bimbo non nasce, come che facciamo? Povero Riccardo. Povero Riccardo, sì. Dopodiché, però, è anche vero che tu hai qui un fior di ragazza, bella come il sole. Ludovica con tre cognomi. Perché non la ami? Perché? Me lo chiedo anch'io, perché è tutto troppo giusto, troppo perfetto. Oddio, non la voglio fare troppo filosofica. No, però falla. La facciamo, no? Sì. Credo che nella vita sicuramente l'amore cresca sicuramente degli impedimenti. Quello che è sempre facile, quello che è la via maestra, spesso non ci piace troppo. E comunque Ludovica è tutto quello che tutti si aspettano, dalla sua famiglia, il contesto, è la compagna perfetta per Riccardo. Però Riccardo ha qualcosa dentro che, insomma, che... Un po' tormentato? È decisamente tormentato. E che cosa lo tormenta? Beh, sicuramente la figura femminile, che è mancante, la madre, perché purtroppo se n'è andata via quando lui era in tenera età e comunque ha sempre avuto un rapporto conflittuale con... E poi con c'è questa vecchia massima, no? Che in amor vince chi fugge, per cui forse essere troppo pressanti, no? Troppo presenti, troppo pressanti, è così. Diciamo che forse in questi due anni abbiamo raccontato quello che è nato come un amore e poi è diventato un po' un'ossessione, no? Quindi... se all'inizio c'era veramente questo amore non corrisposto che in qualche modo poteva giustificare il personaggio di Ludovica, poteva forse anche giustificare alcuni errori che magari vediamo anche quotidianamente. Adesso secondo me siamo più vicini a un'ossessione. Ecco, questo poi è un fatto che in realtà capita anche nella vita reale, cioè capita che se qualcuno non ti si concede fino in fondo non ti sai spiegare il perché e quindi ti arrovelli e ti incastri in una situazione che poi causa l'infelicità. Sì. Amiche, amici, liberatevi. Facciamo un appello a tutti. Senti Riccardo, peraltro invece Riccardo, appunto, vabbè, Enrico, oramai siete oramai. Quanto siamo abituati. Quanto c'è di Riccardo dentro Enrico? Beh, diciamo che no, sicuramente non tanto i punti di luce, diciamo, ma le zone d'ombra sono molto similari. Un ragazzo malinconico, un ragazzo che rimugina tanto, un ragazzo che si sente sempre costantemente inadeguato. Io in queste cose un po' mi ci ritrovo, diciamo che ho attinto molto a quella parte. Perché un po' irrisolta. Perché un attore bello e giovane si sente inadeguato? E di successo? Io forse penso che sia proprio l'esatto opposto, cioè forse è l'inadeguatezza che mi ha portato a intraprendere la carriera artistica, diciamo, qualcosa che non torna del tutto, e secondo me questo qua è un po' la linfa vitale dell'arte, no? Se andasse tutto bene non avremmo bisogno dell'arte. Se Freud avesse curato Dostoevskij non avremmo avuto diritto e castigo, dici tu. Ecco. Allora, ne aggiungo una tra Riccardo ed Enrico, la sensibilità. È una cosa che non si dice mai degli uomini, però qua bisogna sfondare una lancia. Anche perché poi, Giulia, Enrico, diciamo la verità, a noi donne gli uomini sensibili piacciono. Cioè questo falso mito macista per cui l'uomo deve essere... No, non lo so. Cos'era quella faccia? Mi dispiace, Enrico. Non è così per te. Per diventare migliori amici, mi dispiace molto. Ah, quindi a te invece nella vita, Giulia, ti piace un uomo tetragono, cioè un uomo che non abbia troppe sfaccettature?
No, 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 devo dire questo no, però la sensibilità a volte, e mi ci metto anche in mezzo perché secondo me è stato anche spesso visto come un errore, viene scambiata per poco virilità. Oddio, sto dicendo cose terribili. No, ma no, tu stai parlando in generale, non stai necessariamente parlando di me. Devo dire che solitamente si scambia, come dici tu, l'uomo macio come l'antipodo dell'uomo sensibile. E in realtà poi non è così. Perché poi, diciamo, dobbiamo essere pure ascoltate, quindi, no? Nella comprese. Vita. Esatto. E domanda a Enrico alias Riccardo. Ma perché Riccardo si innamora sempre di ragazze, appunto, povere ma belle? Le vuole salvare? Qual è il tema, secondo te? Beh, sì, sicuramente è questo. Cioè, diciamo che abbiamo visto nella prima parte un Riccardo che invece era l'esatto opposto. Cioè, e tentava... provava in qualche modo a sottometterle, a dominarle, appunto, perché, secondo me... Non voglio ritornare sul filosofico, ma comunque prima o poi inciampo lo stesso. Vai. Diciamo, io penso che nella vita sia sbagliato sempre ritrovarsi in un triangolo che è quello della vittima, del carnefice e del salvatore. Se si è all'interno di questa dinamica nella vita, in un qualsiasi rapporto, si sbaglia. Riccardo è passato ad essere il carnefice di queste donne, a la vittima, e ora prova a esserne il salvatore, perché ha frainteso questa sua crescita, secondo me. Quindi Riccardo sbaglia, pur armato delle migliori intenzioni. Ecco, quindi secondo dal tuo punto di vista, invece, Enrico, tu le donne le vuoi salvare? Cioè, esiste ancora il complesso... Guarda come mi guarda. Adesso vado da te. Ci sono inciampato nella vita, sicuramente, in un periodo di crescita. Ora sono un po' più centrato, quindi cerco di avere un rapporto equilibrato. Ecco, e secondo te, Giulia, le donne hanno ancora il cosiddetto complesso di Cenerentola? Un po' sì. Io temo un po' sì, devo dire. Ci emancipiamo tanto su tanti valori, però poi in fin dei conti si è sempre un po' alla ricerca del principe azzurro. Dici? In un modo o nell'altro. Secondo me un po' sì. Mi sto rendendo conto guardandomi attorno che siamo un po' Ludovica, un po' tutte. Vabbè, parla per te, no? Sposarsi senza amore, vai. Riccardo, io ti conosco. Tu adesso ti mostri indifferente. Però un domani potresti pentirti di aver negato la vita a questo bambino. Sai, quando ho stretto Margherita tra le braccia la prima volta, io ho sentito un amore immenso, una gioia fortissima. Ma era il frutto dell'amore con la donna della mia vita. Io e Ludovica cosa siamo? Buoni amici? Forse nemmeno quello. Accanto a lei non sarò mai felice. Ci date qualche spoiler, come si dice in gergo, qualche anticipazione? Certo. Prego. allora, posso dire contro i miei interessi che finisce come speravo. Cioè? No, questo non te lo posso dire. Quindi però... lui si sposa? Speravo, è questa prima singolare, a chi si riferisce, a Giulia o a Ludovica? No, come Giulia adesso. Devo dire, no, come Giulia ti dico... Quando, anche perché poi sai, noi in qualche modo viviamo a 360 gradi questi personaggi, perché giriamo tanto, certo, perché abbiamo girato tanto, quindi io ho a cuore la storia di Ludovica, però ho a cuore anche la storia di devo dire, di tutta la serie. E quando ho ricevuto i copioni delle ultime puntate, in cuor mio ho detto, è quello che speravo. Credo che Ludovica non avrà esattamente la meglio, però a volte dagli errori si impara, io confido in questo. Perché peraltro poi anche se noi impariamo, lui è partito con il tema della perfezione, no? Sì. Se anche le donne imparano che non si deve per forza essere perfette, sì, probabilmente tirano fuori un'autenticità e un'umanità che altrimenti non tirerebbero fuori. Bene. Dico anche io gli uomini, credo che alla fine le donne, Ludovica ma anche gli uomini, no? Cioè la ricerca di schemi e di schermi poi... ci impedisce la reale relazione. Ultima clip. Sì. Senti, potresti dare questo a una persona? Angela, immagino. Sì, glielo potresti consegnare da parte mia. Hai paura che si senta trascurata? Mi sento di tranquillizzarti. Una donna come lei non si lascerebbe mai scappare un uomo come te. Romantico? Ricco. Cenerentola esiste solo nelle favole. Nella realtà vera, i principi sposano le principesse e noi sposiamo le brave persone, se ci va bene. Credi davvero che non possa funzionare? Lui ha detto di amarmi, come lo amo io. Il suo destino è un altro. Non potrà mai mettere la fede al dito a una cameriera. Differenze sociali esistono ancora? La fiction è ambientata negli anni 60.
le differenze, insomma, dipende, più che le differenze sociali esistono, ma l'impossibilità di superarle, le differenze sociali, secondo voi esistono ancora? Io, esiste ancora come tema? Io credo di sì, comunque sia. Magari sono meno manifeste. Prima, soprattutto questa serie che nei primi anni 60 viene ancora dalle reminiscenze quasi latifondiste, quindi ancora con le famiglie altolocate, poi la medio borghesia, le basse classi che a malapena si parlavano, quindi c'è stata una guerra, per esempio, da parte dei genitori di Riccardo quando aveva a che fare con una commessa, non sia mai. Però questo Riccardo, peraltro, anche un po' velleitario, cioè promette però poi non quaglia. No, non quaglia. E perché? Ma io penso che sia anche uno dei motivi per cui alla fine è diventato un personaggio amatissimo, si empatizza tanto con Riccardo, perché in realtà è un buono, però non dicono a Roma non gliela fa, ma ce la farà prima o poi, perché noi lo vogliamo emancipare questo Riccardo, vogliamo liberarlo. A me lo dici, io mi permetto di darti del tu. Certo. Io ogni volta che leggevo quei video dico no, vabbè, pianti, crisi esistenziali. Però ovviamente per me è bellissimo, perché mi sono divertito tantissimo, però non lo so, forse la faremo. La tua crisi personale, le tue crisi personali, cosa ti ha aiutato a superarla, a superarle? Parliamo di Riccardo o di Enrico, perdonami. Le mie crisi personali, ma devo dire questo mestiere mi ha salvato tanto, insomma, mi ha dato veramente una grossa mano, perché ci si mette tanto in discussione ma si relativizza anche tanto, cioè non sei così importante alla fine, devi levarti un po' dal cavolo per far spazio al personaggio. Interessante, quindi l'ego viene, come dire, un po' compresso. E invece Giulia ha un compagno, ha una vita... Ho una vita normale, per fortuna ben distante da quella di Ludovica. Esatto. Però sì, no, io sono abbastanza tranquilla, faccio una vita radicalmente diversa da quella che poi raccontiamo sul set. C'è qualcosa che invidia Ludovica? Perché ne parli, insomma, ne hai parlato un po' male, perché comunque non è un personaggio simpaticissimo, ecco, diciamo la verità, è una mentitrice. Beh, no, non è un personaggio simpaticissimo, però è un personaggio a cui io mi sono molto legata e che spesso giustifico anche tanto. Le invidio forse il la tenacia. Conto in banca, vabbè, quello. No, no, ti direi forse la tenacia. Cioè la tenacia di Ludovica è una cosa difficile da riscontrare tutti i giorni. Poi sicuramente la porta a sbagliare, però ecco, è di ferro. E tu non sei così tenace come lei? Io lo sono, però forse sono anche più umana. Come dicevamo, appunto, il fatto di essere... Di non dover essere per forza perfetti ci umanizza molto. Ditevi una cosa carina da Ludovico e da Riccardo. Ludovico e Riccardo. No, io confermo che è una persona molto molto umana e a volte in questo lavoro, soprattutto in questo specifico, è molto tosto andare avanti, ma avere dei colleghi così è bello, è una fortuna. Guarda, io ho iniziato questo mestiere col Paradiso del Signore ed Enrico è stato per me il mio primo compagno di viaggio, non avrei potuto desiderare di meglio. Quello che si vede di Enrico attraverso Riccardo è un millesimo rispetto a quello che è come professionista e come persona. E poi siete bellissimi. Grazie. Grazie per essere stati con noi, via il Paradiso del Signore.